Ciao a tutti e bentornati sul canale di Savutobu. Riprendiamo The Last of Us parte 2. Abbiamo appena completato una volta la storia principale e adesso abbiamo la possibilità di ricominciare una nuova partita più, quindi il New Game Plus, e quindi finire di potenziare tutte le armi e ottenere tutti quanti gli integratori necessari per aumentare le ultime abilità e quindi sbloccare tutti quanti i trofei che ci mancano e quindi poi anche il platino. In questa nuova partita salterò però le scene di intermezzo, le cutscene, perché comunque le abbiamo già viste, quindi andrò un pochino più veloce e mi limiterò più che altro a raccogliere solo il materiale che ci serve per gli ultimi potenziamenti. Allora, iniziamo dal primo capitolo, siamo di nuovo in compagnia di Joel e Tommy, in questa prima fase comunque non ci sono dei collezionabili, però diciamo mi faceva piacere tornare un pochino insieme a Joel. Torniamocene a Jackson. Sì, diciamo che rispetto al primo The Last of Us, qui Joel è cambiato secondo me, perché comunque è un personaggio che ha avuto un suo sviluppo grazie soprattutto a tutti gli eventi del primo The Last of Us. Poi si è creato un grande rapporto con Ellie e ovviamente lui le vuole un gran bene, anche perché alla fine del primo The Last of Us ha agito come tutti sappiamo per il bene di Ellie. E come abbiamo visto poi con il proseguimento della trama, insomma, questa scelta ha avuto dei risvolti comunque. E siamo arrivati a Jackson. Forza, siamo noi. Allora, ci siamo. Non puzza. Iniziamo di nuovo l'avventura insieme ad Ellie. Ok. Siamo nel secondo capitolo. Noi abbiamo raccolto tutti i documenti, anche i manufatti, visto i punti di osservazione, quindi non mi concentrerò più su quegli aspetti, ma soltanto sulla raccolta degli oggetti che servono per potenziare tutte le abilità. Joel, è sveglio? Hanno avvistato degli infetti a nord. Maria l'ha mandato a vedere con Tommy. Che sfiga. Sì, dubito abbiano dormito molto. Di sicuro meno di te. Smettila. Stavo per alzarmi. Davvero? Hai tutto? Sì. Ok, seguiamo ancora una volta il buon Jesse. Preparati, stamattina sarai sulla bocca di tutti. Perché? Correggimi se sbaglio. Hai baciato Dina. Mi ha baciata lei. Ciò ha spinto Seth a definirti con una parola spiacevole. Certo. E Joel l'ha steso. L'ha solo spinto. Poi te la sei presa con Joel. Questa parte non mi torna.
È stata una serata assurda. Chissà che spasso. Ha ballato per un... Eh sì, infatti, completando la storia, abbiamo visto tutto quello che è successo nel flashback finale. Ehi, quindi nessun problema, giusto? Tra noi due? Sì, certo. Io e Dina abbiamo chiuso. Lo so, ma non vorrei pensassi che... Ellie, nessun problema, giuro. Grazie. Ok, adesso nel New Game Plus abbiamo anche, diciamo, la possibilità di controllare gli oggetti che sono stati già raccolti. Qui infatti c'è l'icona un po' più sbiadita, avevo attivato questa opzione nelle impostazioni. Gli oggetti già raccolti vengono visualizzati così. Comunque Ehi, abbiamo Ellie. Già sbloccato anche tutti quanti i trofei, quindi non ci dovremmo più preoccupare di quei collezionabili. Diciamo che per potenziare tutto quanto dovremo avanzare abbastanza nella storia. Qui intanto ci sono i primi pezzi. Là in fondo c'è un manufatto, ma non ci serve più. Vuoi fare colazione? No. Dov'è Maria? È di là. Scusa. Ellie. Quando uscirai voglio che tu dia il cambio a Tommy e Joel. Quei due sono in ballo. Qui a destra hai altri pezzi. Dove li trovo? Posto di nord-ovest, loro arriveranno in giornata. Ma occhi aperti, ormai gli avvistamenti di infetti non si contano più. D'accordo. Volevo controllare la zona del torrente. Dovrà farlo qualcun altro. Ellie, conosci la zona? Non molto. Dina c'è stata spesso. Vi manderò insieme. Problema risolto. Benissimo. Adesso qui recupero ancora gli ultimi pezzi per questo capitolo iniziale e poi siamo a posto. Ogni volta che riprendo un gioco, diciamo nel New Game Plus o comunque lo ricomincio, fa sempre un certo effetto rivedere le prime zone, comunque riascoltare tutti i dialoghi. Ha tutto un, diciamo, un sapore diverso, visto che comunque si conosce già abbastanza bene la storia. Dimmi. Non so che problemi abbiate tu e Joel. Maria. Lui ti vuole bene sul serio. Sono certa non intendesse. È tutto ok. Sicura? Sì. Ok. Ok. Scusa l'invadenza. Sta attenta. Grazie. Ehi, Dina, le assegnazioni! Dammi un minuto! Prima deve finire la battaglia di palle di neve. Iniziamo la battaglia di palle di neve. Ah, eccoti! Primo punto per Lenti! Ora ti prego, Pidocchio! Beccati questa! Non c'è scampo, eh? Ti conviene scappare, è veloce! Ah, ti è piaciuto? Sì, mi spiace, ma sei la mia vittima preferita. Vedo. Dai, cerchiamo di fare un bel punteggio. Dove siete? Dritto in faccia! Un colpo da maestro! Voilà! Non vale! No damage, ragazzi! Piaciuto? Oh, no! Prendila! Aiuto! Questa me la pagate! Lasciatela con questi ciottoli! Ellie! Va bene, basta così, abbiamo da fare ora. Oh. No. No! Me la sono cercata, eh? Sì. Andiamo.
andiamo a recuperare i cavalli. Vuole che seguiamo il torrente. Lui sostituirà Joel e Tommy. Oh, è bello che ci abbia messi in coppia. Ti piacerà questo percorso? Buongiorno, ragazze. Buongiorno. Ehi, ragazze, porto dentro. Grazie. Perfetto. Ecco Shimmer. Oh, grande, grazie. Sì, brava. Guarda chi c'è. Grazie. Forza, di qua. Ok, siamo di nuovo in compagnia di Abby. Oh. Iniziamo questo capitolo punto di osservazione. Più caldo. No. No, non possiamo. Non puoi dirmelo e basta. Questa devi vederla. Perché vieni qui da solo in mezzo al nulla? Sono inquieto. Anche tu? Più ci spingiamo a sud, più migliore pare. Vuoi proseguire? Pensi di scendere fino in Messico? Ci ho pensato. C'è anche la città di Manny. Sì, dubito possa reggere le sue storie. Sì, no, forse no. Hai fatto tutto al buio. Sì? Forza. Se continuiamo così, oggi sarà dura affrontare il viaggio. Non è lontano. Ehi, Mel sta bene. Sembra fuori di sé da qualche giorno. Se la caverà. Smettila di fare lo strano, non mi piace. Non sono strano. Mi stai lasciando con me? Cosa? No. Ti piacerebbe. Avrei già dato, grazie. Ti servirà la rincorsa? Ce la faccio benissimo. Dai. Non siamo tutti aggraziati come te. Chiaro. Ma cosa... Te la caverai. È troppo alto. Andiamo. Merda. Ehi, guarda me. Abby. No, non guardare giù. Owen, dobbiamo anche tornare indietro. È un modo... per esorcizzare le paure. E se ti esorcizzo i denti dalla bocca? Abby, adulatrice. Frega un cazzo. Io non ho bisogno di nessuno. Ok. Continuiamo con Abby. In questo capitolo non ci sono dei collezionabili o oggetti da recuperare, quindi andiamo semplicemente avanti con la storia. Sì, non l'ha presa proprio bene. Sei vivo. Oh, cazzo. Dai, via. Avanti.
chi credi di avere a che fare. Comunque è meglio allontanarci, non abbiamo abbastanza colpi anche qui. Voilà. Ripartiamo però comunque anche con i bonus già attivi che avevamo alla fine della prima partita. Ad esempio qui con Abby abbiamo più punti vita. Pessima idea, Abby. Vabbè, però è l'unica strada. Siamo fuori. Poi entro lo stesso un attimino qua dentro perché c'è un medikit, ci potrebbe fare comodo e dovrebbe esserci qualche munizione. Eccola qua. Poi il documento lo abbiamo già preso, quindi siamo a posto. Ok. Non è lontano. Ciao, piano piano. Se non ricordo male dovrebbe essercene ancora uno. Perfetto. Ne abbiamo sistemato un po' il collo. Ok. Siamo pronti per andarcene, va? Mi sono persa. Merda. Ecco, ci hanno scoperto. Dai, lasciami. Ah, guarda te. Che invadenza. Forme di cavalli. Dov'è la pattuglia? Ok, iniziamo quindi il terzo capitolo, la pattuglia, insieme a Ellie e Dina. Andiamo? Di qua. Vai, fai strada. Ti sto dietro. Ti manca stare con lui? Con Jesse? No! Dopo tutti quegli anni. Jesse è un grande e adoro i suoi. Per me sono una famiglia, ma tra noi non c'era niente. Ehi, com'è che non ne abbiamo mai parlato? Non lo so, forse mi sentivo... Anche Kat sembra un argomento tabù. Sì, perché...
In realtà non c'è molto da dire. Certo. Io ho sempre avuto l'impressione che non ti piacesse. A dire il vero non mi importa di lei. Ok. Ha talento come artista, eh? Comincia a piacermi persino il tatuaggio. No, troppo gentile. Ma non era la persona giusta per te. Interessante. Smettila. Ok. Puoi legare qui Shin. Ehi. Vuoi vedere una cosa spettacolare? Stai per indicarti la faccia? No, non così tanto spettacolare. Ah, cavolo. Andiamo, Shin. Va bene, va. Qui dovrebbero esserci delle munizioni, potrebbero sempre tornarci utili. È di qua. Ok. Panorama niente male, eh? Sì, mi piace. Questa zona ha i suoi vantaggi. Dove firmiamo? Dai, vieni. Il dovere chiama, dai. Poi volendo anche qui c'è l'altro punto di osservazione, ma l'abbiamo già controllato. Con chi facevi questa strada? Jesse? Eugene. Giusto. Ah, Eugene. Faceva troppo ridere. Eh già. Eh? Mi ha anche insegnato a smanettare con la roba elettrica. Vorrei arrivare a 73 anni così. Io vorrei arrivarci e basta. Sì, qui sopra dovrebbero esserci alcuni pezzi da recuperare. E pochi altri oggetti comunque. Firmiamo. Eccoli qui nella cassettiera. Nessun segno di infetti o non infetti, per quanto vale. Bene. Vai, firmiamo. A pochi chilometri. Fatto. Vieni. Quel paese è l'ultima tappa. Guarda. La tempesta è vero, è di là. Sì, arriva il brutto tempo. Domani ci divertiremo con lo slettino. Mm-hmm. È quel paese. Quello con la grossa torre? Sì, quello del prossimo avamposto. E va bene. Torniamo ai cavalli. Senti, ma... Sono gli stessi vestiti di ieri. Sono puliti. Non ti giudico. Beh, siamo di pattuglia. Siamo qui per gli infetti, non è una sfilata. Stai bene comunque. Ti ringrazio. Quanti complimenti. Forza.
Forza Shimmer. Io spero di morire come Eugene. Per un ictus? No, di vecchiaia, dopo una lunga vita. Scherzi, no, sei troppo spericolata. Senti chi parla. Ma probabilmente morirai di ipotermia per aver usato scarpe di tela sulla neve. Oggi ho gli scarponi. Controllare queste case? Sembrano a posto, ma se vuoi, magari è rimasto qualcosa di utile. Sì, infatti è quello che voglio fare, controllare tutto, perché qui dovrebbero esserci ancora degli integratori e dei pezzi. Uno dei tanti quartieri spopolati. È difficile che gli infetti arrivino qui. Di solito li troviamo sul confine esterno. Adoro i camper. Sono come case portatili. Okay. Secondo te la gente viaggiava sul serio in questi cosi? E tu l'avresti fatto? Prima dell'epidemia, certo. Avrei viaggiato per tutto il paese. Magari anche all'estero. Un giorno ci andremo. Sì, come no. Poi in bagno, come sempre, ci sono degli integratori. Ho sentito parlare di un'enorme cascata e ora vuole vederla. Sul serio? Non ce la vedo via da Jackson. Ognuno ha i suoi sogni. Che fai stasera? Un documento che abbiamo già. Di invitare Joel per un film. Oh. Avete fatto pace? Sì. Avete deciso che film guardare? A Joel cosa piace? Curtis e Viper 2. È da parecchio che ce l'ho nel mirino. Oh, wow. Altri integratori qui in questo appartamento. Poi volendo possiamo anche recuperare di nuovo le carte, ma tanto le abbiamo già. E possiamo andare avanti. Di solito guardiamo stupidi action anni 80. Lui ne va matto. In realtà piacciono anche a me. Forza, Dina. Cazzo, comincia a fare freddo. Oh, calma. Sembra opera di un infetto. Quanti ne servono per sbranare un alce? Più di uno. Dove si sono nascosti? Cerchiamoli. Infatti abbiamo già il fucile migliorato con il mirino. Dina, di qua. Runner. Iniziamo la nostra caccia, va? Andato. Uno in meno. Faccio il giro come abbiamo fatto anche nella prima partita, perché qui nel bagno ci sono altri integratori. Eccoli qua. Anche qui dovrebbero esserci alcuni pezzi. Grazie.
L'ingresso era barricato. Come è entrato quel runner? Già, bella domanda. E basta. Dina, di qua. Altri runner. Facciamo piano. Vediamo come va. Facciamo una testa, va? Forza Dina, seguimi, Benissimo. Sì, se non ricordo male qui non c'è niente in questo negozietto. Possiamo già uscire fuori. Sono finiti. Sì. Quanto pare. Restano quelli dentro il supermarket. Continuiamo a girare. Un'entrata salterà fuori. Sì, dobbiamo solo aspettare che Dina abbia un'intuizione che ci chieda di salire di là. Che ne dice il camioncino, Dina? Fammi salire. Voglio dare un'occhiata. Dai. Ok, vai. Lì è crollato un pezzo di tetto. Vieni. Grazie. Guarda. Visto? Ok, cerchiamo di arrivare lassù. Voilà. Dina, qui sotto. Ellie, tutto bene? Sì. Solo una botta. Cerca di morire. Perfetto, entro subito nel container, così recuperiamo anche qui dei pezzi. Ci sto. Bene. E poi all'interno qui dall'altro lato. Anche qui tutti i documenti li abbiamo già presi, prendo soltanto il bottino non è male. Gli integratori. Andiamo, Dina. Come arriviamo sul tetto? Non lo so. Seguitemi. Da questa parte. Sono dentro. Anch'io. C'è qualcosa di utile qui? Ah, dovrebbe. Ehi, una bottiglia di alcol. E degli stracci. Tieni, datti una pulita. Perfetto. Possiamo creare adesso i medikit. Vai. Qui ci sono spore. La maschera. Ecco. Ricorda, non voglio doverti sparare in testa. Come sei dolce. Che gentile. Tanto iniziamo a recuperare altri pezzi qui nella stanza a sinistra. Fa attenzione agli infetti anziani. Sì.
Ehi, non dimentichiamola. Non lo so. Non siamo sopra. Scendiamo al piano terra. Ok. Di là c'è un bel po' di roba da recuperare. Ah, tra poco dovremo aprire la prima cassaforte. L'indizio è sempre qua in bacheca, con la data in cui è stato eletto miglior dipendente questo cane, luglio 2013. E dovrebbero esserci diversi oggetti interessanti all'interno, quindi conviene comunque aprirla. Quindi 20, 13. Cazzo, ha funzionato. E infatti un bel po' di pezzi. E anche integratori, wow. Sei stupita, Dina? Dovrebbe esserci ancora qualcosina, mi sembra, qui negli armadietti, sì, degli integratori. Vai, abbiamo recuperato un bel po' di salute senza usare il medikit, cosa che non mi dispiace. Perfetto. Vediamo cosa possiamo creare. No. È ancora presto. Via via. Ovviamente abbiamo attirato mezzo mondo. Forse l'abbiamo finita. Stronzi ciechi mi danno i brividi. Pensiamo a ripulire il resto dell'edificio. E poi scappiamo di corsa. Ci capiamo al volo. Ok. Andiamocene, Dina. Dina, un aiutino? Eccomi. Qui c'è un bel po' di roba da recuperare. Voglio farti un regalo. Accetto sempre i regali. Sì, solo un attimino. Ellie. Qui ci sono un bel po' di integratori che necessitano del nostro aiuto. Manca solo l'oggetto che ha Dina in mano. Il resto è in un'altra stanza. Tieni. Grazie. Fate bella giù. Molotov, grazie. Lo so bene. Non è finita. Ma ne creo un'altra che non si sa mai, va? Qui ce ne sono diversi. Facciamo come al solito, va? Ugh!
Oh, via. Forse ci sono ancora dei glitter. Vai, pensaci tu, Dina. Sono tutti morti? Sì, pare. Sai che ti dico? Siamo delle grandi. Sì. È pazzesco, stiamo facendo numeri da paura. Ce la siamo vista brutta, però vabbè. Ok. Non vedo l'ora di arrivare all'avamposto. Ci meritiamo. Assolutamente. Ah, controlliamo prima se ci sono degli oggetti, va? Eh beh, un bel po'. Mi sa che tra poco potremo anche creare oggetti diversi, anche quelli lì più avanzati che abbiamo sbloccato alla fine della prima partita. Ce ne sono parecchie di qua, eh. Ok. Sì, nel magazzino c'era diversa roba. Voilà. Sì, poi stiamo trovando anche degli oggetti che nella prima partita non c'erano, quelli per creare appunto il materiale avanzato, diciamo. Dov'è? Ah, ecco, non l'avevo visto. Ancora questo. Non lasciamo niente, lì. Ok. Non si apre. Ok, facciamo così. Prova a farmi salire da quel buco nel tetto. Dai, okay. Ci sto. C'è un cavo. Perfetto. Dovrebbe reggere. Avanti. Sì, cazzo. Ok, perfetto. Dai, che sta già arrivando la tempesta. Intanto diamo un'occhiata a cosa possiamo creare. Magari un'altra Molotov. Ecco, anche già le bombe fumogene. Trappola esplosiva. E un altro medikit, va? Vai avanti. Anzi, scendiamo insieme, via. Voilà. Non siamo lontani dall'avamposto. Ci lungo la prossima città. Ti seguo. Dai, che ci siamo quasi. Ehi, siamo ancora lontane. Qualche minuto. Ok. Anche perché tra poco
potremmo utilizzare di nuovo un banco da lavoro e fare qualche altra miglioria alle armi. Qui Dina ha accelerato in maniera incredibile. Poteva aspettarci almeno, eh? Merda. Ellie! Oh, grazie a Dio! Forza! Di qua! Dove stiamo andando? Fidati di me! Dentro! Perfetto, ci siamo. Eri stata qui. L'avevo visto solo da fuori. Andiamo direttamente all'ingresso, va? Cosa c'è qui? Materiale elettronico. Deve essere di Eugene. Sicura? Già, chi altri smanetterebbe con questa roba? Ma perché me l'ha nascosto? Allora, abbiamo raccolto un bel po' di pezzi, adesso possiamo anche addentrarci. Sì, c'era Eugene qui. Era nelle luci. Insieme a Tommy. Non lo sapevo. Già, sono finiti in un brutto giro. Per esempio? Una volta ha fatto saltare un presidio a Denver. Sono morti 3 soldati e 2 civili. Qui dovrebbe esserci una carta, oddio. Ma tanto le abbiamo raccolte tutte. Poi diceva di aver torturato un generale della Fedra insieme a Tommy. Però, non lo so, Tommy non mi sembra il tipo. Io non mi stupirei. Che vuoi dire? Lui e Joel hanno fatto di tutto per sopravvivere. Insomma. Sì, qui ci sono delle fotografie, non è essenziale recuperarle, le abbiamo già prese nella prima partita. Però qui ci sono dei pezzi utili per migliorare le armi. Forse nel cassetto qui c'è un altro documento, ma siamo a posto. Ci sarà un generatore da qua. E andiamo ad attivare il generatore, va? Ok, ecco il generatore. Così va. Perfetto, è arrivato il momento dei potenziamenti. Banco da lavoro, Eugene. Con questi si possono modificare le armi. Ovviamente adesso abbiamo soltanto la pistola e il fucile. Pistola che è già potenziata al massimo. Diamo un'occhiata al fucile. I danni. Vai. Bene, quindi queste due armi sono già potenziate al massimo e man mano che troveremo le altre le finirò di potenziare. Diamo un'occhiata agli integratori e a tutte le abilità, perché anche qui dobbiamo finire di potenziarci. Abbiamo già fatto parecchio durante la prima partita. Possiamo potenziare la creazione delle frecce extra. E gli esplosivi. Crea trappole esplosive extra. Ci siamo.
Manca ancora quest'altro potenziamento sempre per le frecce. E poi dovremo appunto creare tutti i materiali, incluse anche Ellie, le guarda qua. frecce varie, Qua per sotto c'è sbloccare un'altra poi roba. un altro trofeo. Come si scende? Non da qui. Dovremmo fare un bel giretto, mi sa, dai. Forza. Ci siamo. Cosa teneva qui sotto? È una specie di alcova. Per questo non te ne voleva parlare. Spero per lui che sia davvero un'alcova. Era sempre così solo. Oh mio Dio! È erba! Quintali di erba secca. Oh, che meraviglia. Perfetto, abbiamo finito un altro capitolo, adesso iniziamo l'orda insieme ad Abby. Mi conviene già correre perché sono un po' troppi questi infetti da gestire. Abbiamo solo 13 colpi, quindi meglio darsi la gambe. Puntano da tutte le parti, come al solito. Quanti. Via. Qui c'è qualche medikit. Abbiamo solo un attimo. Già che sistemarli tutti, va? Vai, martello, martello. Ok, l'ha finito Joel, vai. Fatevi venire un'idea.
destra! È la via d'uscita! Idee su come salire? Prendi! Vai, ragazza! Spingiamola sul cannello! Eccolo qua. Entrando. Avvicino la cabina alla finestra! Voi due tenete lontani gli infetti! Ok! Maledizione, maledizione! Ok, cambiamo arma di nuovo. Dov'è? Dov'è? Prendeva le spalle. Ah! Vai, vai, avanti. Chi manca ancora? Dai. Fatto! Andiamo! Avanti, forza! Avanti, avanti. Presto! Ci sono. Non allontanarti. Ma stiamo andando. Di qua. Andiamo. Non rallentare. Corriamo alle porte. Scusa, Joel. Ah, ce l'abbiamo fatta per ora. Va bene, dobbiamo ripetere uno dei capitoli più tristi del gioco. Però ci tocca. Insomma, anche abbiamo dovuto rivivere quest'altro momento. In questo nuovo capitolo non ci sono dei collezionabili. Tommy ne ha preso uno. Ora Maria ha fatto chiudere la stalla. Maledetto Tommy. Troveremo una soluzione strada facendo. Un'auto, un cavallo, qualcosa. Ok. Arrivare fino a Seattle diventa un problema. Sarà più complicato. Puoi ancora cambiare idea se vuoi. Lo so. Non voglio che tu ti senta costretta. Ellie. Se vai, ti seguo. Punto. Devi prendere lo zaino. L'ho nascosto ai cancelli est. Pensavo saremmo uscite da lì.
Quanti fiori per Joel. Alla fine anche gli altri lo rispettavano nel villaggio, diciamo. Ehi. Se ti serve qualcosa te lo prendo. Voglio farlo io. Ok. Sto bene. Andiamo. Io sì, qui vado grazie. Dritto al sodo, recuperiamo quello che serve dalla stanza al primo piano. Il revolver di Joel. Ellie, puoi scendere un attimo? Tutto a posto? Sì, è solo... vieni e basta. Va bene, ragazzi. Abbiamo completato la prima parte di questo New Game Plus, abbiamo completato tutta la prima parte di Jackson e adesso inizia tutto il capitolo più lungo con il primo giorno a Seattle. Io mi fermo qui con questo primo video del New Game Plus, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo con il prossimo sul canale di Safutobu. Ciao a tutti! Non mi sembrava lo stesso gruppo.